Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao Grulaia, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo qua con un mazzo troll incredibile. Se cercate un mazzo con la quale andare a fregare un po' il vostro avversario, questo è quello che fa per voi, quindi vi invito a seguire tutto il video. Se siete nuovi e volete darmi fiducia e se vi garbano anche i Pokémon, siete nel posto giusto, quindi lascia un bel mi piace e iscriviti al canale. E vi ricordo che ho anche un profilo Instagram, quindi Riccabrotz, e anche un gruppo Telegram dove potete anche confrontarvi con gli altri del gruppo che mi seguono. Oggi andiamo a vedere Slowking, Pokémon di fase 1, 120 punti vita, quindi niente di che. Oggigiorno 120 è un attacco molto scascio. Ha un attacco prevalentemente fortunoso che si chiama Cerca Ispirazione. Dice che andremo a scartare la prima carta del mazzo, e se quella carta è un Pokémon, io posso usare un suo attacco, ok? E deve essere un Pokémon però che non abbia una regola speciale, quindi che non sia un Vunex, un Radiant, queste cose qua, solo Pokémon normali. Quindi dici, cavolo, quali attacchi posso andare a fare? Andiamolo a scoprire. Possiamo usare l'attacco di Coda Urlante, ovvero dice che questo attacco infligge 20 danni a uno dei Pokémon del mio avversario per ogni segnalino danno. E ok, se vogliamo fare un colpo in panca, possiamo farlo. Abbiamo questo Onix, che dice che fa 50 per ogni segnalino danno presente su questo Pokémon. E anche questo, tanta roba se accumuliamo danni. Kyurem dice che possiamo scartare tutte le energie da questo Pokémon e fare 110 a 3 dei Pokémon del mio avversario. Anche questo può essere tanta roba per andare a chiuderci la partita o per andare a buttar giù dei Pokémon che poi magari dovrà evolvere, allora glieli voglio far fuori. Questi sono essenzialmente i tre Pokémon su cui si fonda questo mazzo. Ma perché infliggersi dei danni? Perché abbiamo Gardex sul motore Gard, quindi un motore bello consolidato, e dice che quando andiamo ad assegnare delle energie psico dagli scarti a un Pokémon in panca o comunque in gioco, si infligge 20 danni. Quindi mettendone un po' possiamo dare dei seri danni su Slowking e fare l'attacco del Pokémon che andremo a scartare. Ovviamente abbiamo Kirlia e abbiamo anche Greninja per scartare energie e pescare. Ma adesso come lo vado a mettere il Pokémon in cima al mazzo? Accademia di notte. Accade tutto in una notte, anche se sto registrando questo video alle 7:30 di mattina, infatti c'ho una faccia a fare pesto con l'uva. Dice che durante il nostro turno di ciascun giocatore possiamo prendere una carta che abbiamo in mano e metterla in cima. Quindi se io in mano per esempio ho Onix, lo prendo, lo metto in cima, faccio l'attacco. Oh, c'è Onix, chissà come mai! E gli sbombo 200-300 danni, ok? Poi abbiamo Kissara, Pepe, strumento e carta oggetto fondamentale, Perseveranza di Acromio perché ci va a prendere la speciale come energia, ma soprattutto la stadio che ci serve per fare questo giochino, perché se non ci sa la stadio si può per davvero andare in Vietnam a piedi. Soccorso di Suiren, prendi tre Pokémon che non hanno una regola speciale e carte energia in combinazione come ti pare e le aggiungi le carte che hai in mano, perché io quando faccio l'attacco di Slowking e vedo Onix, quello poi lo vado a scartare, quindi in qualche maniera me lo devo riprendere perché sennò c'ho 3-4 attacchi contati. Macchinario tecnico evoluzione, perché se riesco a farlo turno 1, che magari inizio per secondo, io posso evolvere i Ralts in Kirlia e già qui mi dà un bel boost.
Poi ci abbiamo l'Iperaroma per lo stesso discorso. Ci prendiamo fino a 3 Pokémon di fase 1. Quindi Kirlia, Slowking, sta robina qua, contracchiappa Pokémon, anche perché sicuramente andremo sotto di premi all'inizio, un paio secondo me gli si regalano. Canna da pesca super, Barella notturna per lo stesso discorso, di cercare di andarsi a riprendere quel Pokémon che ci serve in quel momento, così che da fare un bel attacco. Anfora terrestre, scarta uno, prendi due energie. Le energie che ci sono in questo mazzo sono le psico, molto semplici, anche perché ce le andremo a riprendere con Garde e Chese. Signori, questo è un bel deck troll. Ah, a parte che qua c'è tipo lo Schiforaro, però è arrivata la libreria, quindi a breve riusciremo a tappare anche questo buco. Comunque, che dire, io ve lo consiglio per davvero. Vi posso assicurare che quando l'ho visto ho detto: no, sto mazzo mi farà tribolare un sacco per cercare di mettere in fila due partite giuste. Invece no, funziona. O meglio, a me ha funzionato, ha girato. Quindi confido in voi e fatemi sapere se lo proverete o se l'avete provato, e qua sotto nei commenti scrivimelo. Detto ciò, andiamo a provarlo e che godenze, siamo noi, andiamo. Primo avversario di oggi, siamo contro Royal Rode, perché gli rode ancora prima di giocare, perché sicuramente sta giocando un mazzo che lo fa perdere e perdere anche oggi. Vediamo questo lancio di moneta ed è uscita testa. La testuggine vogliamo iniziare noi? Sì, perché dobbiamo evolvere. Potrei rischiarmi anche di iniziare per secondo per poter evolvere con la tattica del CD, però insomma con questa mano no, non si può fare assolutamente niente. Quindi con che cosa parto? Non lo so, tutti i Pokémon che mi servono per dopo. Rischiamo partendo con Slow Pokémon. Il Pokémon lento che sta facendo la pesca Nettamigi. Anzi, facciamo così. Partiamo di Manaphy. Partiamo di Manaphy per il semplice fatto che magari gli dono un premio un po' così. Soccorso di Suiren non ci è venuto assolutamente in soccorso per niente. Quindi molto presumibilmente gli lascio questo turno perché proprio non posso fare niente. Lui gioca Charizard, la versione con i Duskull, anzi con i Dusk Noir, che è una versione molto forte perché potrebbe metterci KO volendo lo Slowking con un colpo solo e poi attaccare di Charizard. Ovviamente lui poi ci donerebbe un premio. Vediamo cosa si va a prendere con Pepe, Poffin e Benda Sfida. Allora, con il Poffin si andrà a prendere giustamente Charmander e Pidgey, e così è bello già settato, anche quasi ottato. È il nostro turno, è un'energia che non è che ci risollevi molto. Posso comunque evolverlo, che quantomeno è lì. Faccio Ultra Ball, mi dispiace, ma poi comunque ho il soccorso di Suiren. E mi posso anche fare un bel Greninja, visto che c'è uscita l'energia e tanto va la gatta il lardo, e qua se ne pesca due. Oh, Ralts, ok. Posso anche quasi non darla questa energia. Perché? Perché così dopo rifaccio Greninja, nel caso non dovessi trovare niente. E vediamo un po'. Ultra Ball, Boss Order e Ultra Ball per andarsi a prendere molto probabilmente un Pidgeot. Eccolo lì, signori, lo sapevo, razzi, ormai Charizard gli è così, si gioca tutto uguale. Ora lui con questo Pidgeot o che si prende Caramella o che si prende Charizard o magari si prende Pepe, perché qua, signori, gli è così in mazzo. E il problema è che se lui è a questo punto del gioco già adesso, vediamo un po' dove arriva. Io spero vivamente che in questo turno lui non riesca ad attaccare. Ok, perfetto, secondo me si è settato per quello prossimo. Abbiamo Garde, ma non ci basta. Uno, perché ho poche energie. Due, perché ho delle cartacce veramente pessime. Signori, ma di che si ragiona? Termino il turno. Marianna Gane, Dusclops, eccolo lì, pronto a infliggerci forse 50 danni, ma non penso lo farà, dai. Ricerca rapida, vediamo un po' che cosa si è andato a prendere Royal Road.
un Fezzan Dipit in panca, energia su Charmander e Kissara. Vi dirò, questa Kissara probabilmente mi svolterà la partita? Beh, a giudicare dalle carte che ho pescato, assolutamente sì. Mi manca solamente la stadio, mi manca volendo un po' di energie da iniziare a scartare. Mew, ok, lui non ha trovato il Charizard da evolvere. Se fai... oh, bada che goduria! Bada che goduria, qua signori per davvero si gaude. Kirlia lo mettiamo, potrei fare anche Poffin, facciamo prima Pepe. Con Pepe voglio prendere l'Anfora, però potrei anche prendermi per Aroma. Il macchinario tecnico. E andiamo molto aggressivi. Ci andiamo a prendere dei fase 1 con l'Iperaroma. Mi prendo anche con i Poffin un altro Slowpoke, così poi lo evolviamo. Barella, mi vado a prendere... sì, non posso prenderne due, solo l'energia. Così che io faccio Kirlia sulla Ultra Ball, che non mi serve. Ok, Onix c'è. Comunque di energie ce n'è veramente poche in questo mazzo. Se io do l'energia su Manaphy, macchinario di Evolutions, e gli faccio così, e mi vado ad evolvere 1, 2, eccolo là, e l'altro gli è di qua, iniziamo quantomeno a creare del panico. Se lui mi dovesse mettere KO Manaphy, ho comunque una energia negli scarti. Io spero vivamente che il Duskull vada defunto, perché ho bisogno che lui mi attacchi di Charizard. Io devo fare attacchi grossi, non ha molto senso questo mazzo contro un mazzo spa, perché soffrirebbe inesorabilmente. Con Pidgeot, adesso che hai 6 carte, ti riesce... no, non gli riesce mettere Charizard, attenzione, non gli riesce. E a noi continuano a non uscire le energie, ma abbiamo la perseveranza di chi persevera. E Duskull col suo CD fasullo si è messo un bel Dusknoir. E quello lì è molto pericoloso, molto pericoloso. Vediamo cosa succederà. Poffin del cuore non mi serve. Guard, iniziamo a dare dei danni, ce ne abbiamo una sola energia. Che povertume! Vai perseveranza, 1 e 2, abbiamo solamente 4 energie nel mazzo, ma ecco perché non uscivano. Ma per quale motivo? Vai, pesca gliene secche. Iperaroma, dobbiamo snellire il mazzo, ci abbiamo solo uno Slowking, va bene. Che comunque ci serve da andare ad evolverlo. E Kirlia raffinato su Ralts. Ovviamente non peschiamo niente. Canna da pesca su 1, 2. L'energia me la devo tenere là. E o che la smisto. Vediamo un po', psicoabbraccio. Questa la mettiamo sull'altro Slowking, così abbiamo due alternative. Lui sicuramente adesso mi fa boss, 100% ritira, mette Charizard, boss di Pidgeot e ci sbomba dei danni. Non pensavo che ci mettesse così tanto lui. Io ho avuto una sfiga tremenda, ma perché non ho le energie? Cioè ce l'ho tutte nei premi, almeno due. Almeno due sono nei premi. Charizard, eccolo lì signori, re dell'ombra infuocata. Regno infernale, attenzione, pronto a caricarsi energie come non ci fosse un domani. Una sola energia, attenzione signori, un'altra ce l'ha in mano. Quindi non ha tanta energia nel mazzo da quello che mi duole vedere. Ritira Duskull, mette Charizard, vediamo se sbossa oppure no. No, perché Pidgeot l'ha fatto prima. Oscurità infuocata su Manaphy, si va a prendere un piccolo premio di quelli leggerini. E a questo punto mi tocca uscire hard con Slowking e vediamo. È il nostro momento di provarci.
Notte accademica, perseveranza di Geronimo, prendo tutto, anche perché devo scartare tanto per riuscire a fare del buon danno. La prima carta che voglio prendermi col Poffin è un altro Ralts da mettere in panca, magari facciamo un doppio Kirlia che mi fa pescare un po' di più. Scartiamo, peschiamo, abbiamo Kyurem che non è proprio la carta che desideravo. Abbiamo modo di fare contracchiappa, ma non è proprio quello che vorrei fare. Kirlia, possiamo scartare un Poffin visto che ormai siamo pieni. Minor Ball e Gardenio. Allora, vi dirò, potrei fare l'attacco di Kyurem, ma potrei anche fare altro. Intanto vediamo una, perché se io gli metto tutte le energie così, almeno siamo un po' tutti quanti sistemati. Accademia della Notte, posso fare il contracchiappa su questo Dusk Noir, che cosa significa? Significa che lui, per doverlo ritirare, deve per forza suicidarlo. Quindi io voglio fare l'attacco di Kyurem, così sistemiamo, sì, assolutamente sì, e posso andarmi a fare KO questo Charmander, questo Duskull, così mi risparmio dei danni, e Fezzandipiti, gli metto dei danni, così dopo, se mi riesce a fare di nuovo questo attacco, mi faccio altri premi. Vediamo se ci sono delle energie. Io lo sapevo, signori, ma di qua, di che si ragiona? Lo sapevo, c'era l'energia. Questa ci fa comodo. Ora, PG ancora, buono Dio sì. Dusk Noir adesso si va a letteralmente suicidare. Però, Manaphy mi va a rompere questo giochino. Va bene, però intanto due premi e mezzo ce li siamo presi. Accademia della Noce. Lui si va a mettere una carta sopra, che non ha molto senso in quello che vuole fare, a meno che non ci faccia Hissara. Ricerca rapida. Te la vai a riprendere. Va bene, rimischia. Boss Order su Garde. Ci sta, mossa violenta. Vediamo questo Dusk Noir, va a mettere i danni davanti e ci regala un premio. Mettere i danni davanti quando hai Charizard, che ti può... mi fa KO letteralmente guardandolo, ok. Però pesca 3 e ci sta. Libera uno slot in panca. Io devo fare semplicemente 3 premi. Lui adesso se ne fa 2, io potenzialmente dopo devo trovare Onix. Se trovo Onix sbombo un po' di danno. Canna da pesca, super Charmander e doppia fuoco. Vediamo se riesce a metterlo. Eccolo lì con la Minor Ball. Attenzione, pronto. Qui sarebbe stato bello se non ci fosse stato Manaphy. Ci fa giusto 600 danni. E io a questo punto posso uscire con Slowking ancora, lenti e violenti. Proprio lui cercavo. Onisio, vieni qua, roccione furioso. Qui però intanto facciamo un bel Kirlietto su un altro Kirlia, che comunque non mi serve. Eccola l'altra energia. Tanto si è buggato il gioco, mi sono rimaste carte volanti in mezzo al campo. Pronto. Ok. Questo lo evolviamo, così abbiamo anche l'altro. E a questo punto faccio anche Greninja sull'energia. Ci abbiamo anche l'altro Onix. Kirlia ancora sull'energia, perché devo scartare tutto. Poi metto Gardevoir, perché devo sempre averla questa opzione. Inizio a mettere dei danni. Olè, ne abbiamo 4. Io gli voglio fare il danno massimo. Danno massimo 5x6 sono già 30.
5x6 sono 30. Diamogliene un'altra. Non so come viene fatto il conteggio. Non ho voglia di fare conti. Sono le 7:30 la mattina. Quindi queste altre due le mettiamo qua dietro, che comunque gli bastano. E ci andiamo a fare l'Accademia della Notte. Eccola lì, bella comunque come carta, eh. Ci mettiamo Onyx sopra. Lui non sa che cosa ho messo. È un 50x5x8. Sono tanti danni, vero? Caro Slokingo, cerchiamo ispirazione. T'ho un Onyx. Quanto voglio fargli? 400, signori, 400. Ma qua non si frigge mica con l'acqua. Via Charizard, ci manca un premio. E cosa significa che ci manca un premio? Che si è vinto. Si è vinto, signori, un'altra energia dai premi. Ora, lui non ci può fare assolutamente niente. Ci può fare KO questo Slowking. Ci potrebbe fare una Kissara, che però comunque ci farebbe molto male, quindi speriamo che non la faccia. E gioca Pepe, perfetto. Quindi adesso, signori, possiamo dire veramente che abbiamo vinto. Ho l'altro Slowking dietro, bello pronto. Lui può farci boss su guard, ma non cambierebbe nulla perché ho già i Pokémon carichi. Ho l'Onix in mano, ho la Stadion, ne ho altri due in mano. Quindi qua per davvero il riso si può scolare. Caramella rara, vediamo se ha ancora energie, perché prima ne aveva presa una sola. Regno Infernale 1 e 2, ok, perché mi sembra prima aveva fatto Super Amo. Ribalta sorte, pesca ancora 3, ma non penso che riuscirai a ribaltare la sorte di questo mazzo. L'avrebbe potuta ribaltare se avesse avuto un Duskull in gioco, però facendolo mi avrebbe dato la vittoria, quindi insomma non cambia molto. Luminion, attenzione, un pesce così per prendersi un altro pepe, ma ormai è l'ultimo che potevi fare, caro Royal Road. Oscurità infuocata ci fa 660, e anche se lui ci fa 600 danni, un milione di danni, sempre un premio ti prendi. E quindi è arrivato il nostro momento di far scendere in campo lentamente il King, ed è proprio lui. Guarda, gli voglio dare anche un ulteriore danno per farlo arrivare proprio a 500 di danni. Più di quello non gli si può dare, perché se no andrebbe a quel mondo. Qua si mette Onix, bello Dio Bono, tutto roccioso. Cerchiamo ispirazione. Eccolo lì, ho visto un Onix, gli si sbomba 500. Caro Charizard, mi dispiace, ma qui si vince noi. Ultimo premio, vediamo cosa era. Un'altra Accademia di Notte. Signori, qui non cala la notte, ma sorge un sole incredibile. Slowking, non so come, abbiamo battuto Charizard. E mi sto divertendo. Troviamoci un altro avversario. Andiamo. Ultimo avversario di oggi. Siamo contro Chronic Zombie, direttamente dall'oltretomba. Visto che siamo anche in periodo Halloween, ci può stare. Allora, è uscita croce, vogliamo iniziare noi? Direi proprio di sì. Non mi fido del fatto di fare l'aiuto per primo e di cercare di fare quella mossa che è veramente complicata e che, come vedete, non riuscirà mai. Manaphy, ok. Diciamo che come sempre non abbiamo una grande partenza, però stavolta abbiamo doppio Poffin. Questo gioca Miraidon X, che a dirla tutta non dovrebbe essere un matchup troppo complesso, per il semplice fatto che ha tutti i Pokémon doppi, ok, da due premi. Io qua adesso mi sono settato molto bene, però con l'anfora posso buttare un'accademia rischiando tantissimo. Però comunque me lo posso permettere, perché so che ne abbiamo altre due. Qui abbiamo Slowpoke e Onix, e passo il turno. Dopo posso fare ancora Greninja, posso volendo fare Kissara, vediamo. Lui tanto prima di attaccarmi, anche se mi dà l'energia su Regieleki, non mi fa KO.
è comunque un mazzo molto veloce se con le pistoline riesce a caricare, quindi spero che magari salti un turno, allora a quel punto possiamo subentrare noi. Con Miraidon si va a prendere due Pokémon, un Raikou e un Miraidon. Generatore di elettricità, eccolo lì, eccolo lì. Vediamo, due su Raikou, è stato molto fortunato. Vediamo se riesce a ritirare Regieleki, allora a quel punto può essere devastante. Amuleto del coraggio su Raikou. Minor Ball, vediamo. Bidoff, ci sta Bidoff. Ultra Ball su due energie, si va a prendere Bibarel per dopo, perfetto. Quindi non riesce a ritirare in questo turno, ma lo farà sicuramente nel prossimo, perché adesso non ha carte. C'ha quel Mano Ferra che è pericoloso come l'aglio nella pasta. E qua per forza di cose devo fare Greninja. Dammi qualche Ralts. Allora, invece non mi ha dato proprio niente e mi tocca fare la Kissara. Brutta questa Kissara. Brutta, però la devo fare. E non mi dà comunque ancora nessuna sicurezza, ma abbiamo questo Iper Aroma super iper all'Hyperspace. Qua si fa uno, si fa due, bada e bellezza. Stavolta le energie le abbiamo viste, le abbiamo scartate, via questa. Abbiamo anche il Kyurem, che volendo non è una cattiva idea, però voglio buttare Coda Urlante che non mi piace. E non è una cattiva idea per il semplice fatto che doppio giro di Kyurem potrebbe farmi fare 6 premi. Assolutamente sì. Però giochiamocela, per ora non abbiamo fatto granché, non voglio evolvere Slowpoke perché non vorrei far vedere al mio avversario che cosa fa, perché nel caso potrebbe spaventarsi. Campo in spiaggia, interessante, adesso lui è pronto ad attaccarci. Abbiamo Onix, abbiamo la perseveranza, quindi dopo abbiamo modo di fare KO Raikou. Ultra Ball su Squawka e Sigillo per prendersi Bibarel. È riuscito a rimettersi Bibarel, eccolo lì, pronto a pescarne due. Giustamente se mette anche il Regieleki VMAX sono 3 premi, quello non sarebbe molto male, eh? Boss Order su Kirlia, va bene, fortunatamente avevamo ampia scelta, come vedete, e ha preso il Pokémon sbagliato. Cioè, è giusto prendere Kirlia, però se mi prendeva Slowking era peggio. Energia su Mano Ferrea. Ritira, mette Raikou. Elettrorondo, 2,20. Va bene, lo accetto. Lo accetto. Bene, lui si fa un premio, io posso uscire di Slowpoke, che sta pescando lì adesso nel fiume giallo. E Accademia di Notte mi esce proprio così, come la luna. Io devo fare, non so se fare una mossa oppure un'altra. Intanto l'Accademia gliela metto. Kirlia, scarto la Kissara, ho un altro Ralts. Mi devo fare, vediamo, Barella. Praticamente sto usando le barelle un po' così. Io qua devo assolutamente avere un doppio Kirlia, perché devo trovare comunque Garde. Devo trovare Garde, questo non l'avevo visto che non ce l'avevo. Vai Kirlia, dammi un Garde. No, non me l'ha dato, questo lo possiamo mettere. Greninja, abbiamo un'altra pescata. Ci abbiamo la Ultra Ball, questo sì che va bene. Ralts e Pepe. Anzi no, Ralts e Kyurem. Non voglio fare quella mossa lì che è troppo, un po' troppo hardcore, per i miei gusti. Si può fare, ma parliamone. Voglio giocarmela più diversa. Tanto lui comunque dietro al momento non ha grandi energie. Questo lo possiamo evolvere. Possiamo fare direttamente Garde. E sono una di qua, una di là. Lui comunque non mi può fare KO Garde. Questa è una cosa molto importante. Comunque 3-10 non riesce. Qui dovrebbero bastare perché gli si fa tipo 300. Ma visto che dopo comunque ce lo mette KO, a me di mettergli una carta in più me ne importa assolutamente no. E 15. Faccio anche Pepe. Mi prendo
non ho molto da prendere essenzialmente, però una barella può farci sempre comodo. Perché non ho lo... sì, c'ho lo slowking, però mettiamo Onyx, gli facciamo vedere come funziona questo mazzo, cerchiamo ispirazione, botte nelle gonadi, 400, bada e robina. Olle! E 1, 2, vediamo che cartine c'è qua sotto, il macchinario, un altro Kirlia. Va bene, quel Manafi è lì che mi va a occupare uno slot a vuoto e un po' mi spiace. Mette Regi Elechi, vediamo se poi comunque alla stadio per andare a ritirare gratis oppure gli dà una semplice energia. Campo in spiaggia, anche se fa freddo c'è il campo nella spiaggia. Pepe Reina, generatore e mantello dell'eroe, prova a dargli ancora più vita, ma io comunque riesco ad arrivare benissimo anche a fare 500 danni. Generatore, gli ha messo il mantello su mano ferrea, vediamo se scula oppure no. Colpo di fortuna, è arrivato a 3 energie, un'altra ce l'avrà in mano. Signori, forte come l'aceto, forte come l'aceto. Sacco ferreo, vediamo se lo usa, perché se lo usa gli metto Manafi. Alacri incisivi, pesca, mette mano ferrea davanti e ci vuole fare 1000 volte grazie. 1000 volte prego, lui si va a prendere 2 premi e ok, ora lui adesso non ha dopo modo di attaccarci. Io però devo mettere la stadio prima, perché sennò qua si parla, ma poi se ne busca. Quindi mettiamo Slowking, diamo le energie, psicoabbraccio, sono 2, 4, 6, 8, che comunque gli bastano lo stesso. Vai, vai. Dovrei iniziarmi anche a settare un altro Slowpoke, non sarebbe male. Allora, perseveranza di Antonio, 1 e 2, ok. Poi Accademia di notte, prima di farla facciamo un bel Kirlia sul macchinario che non mi serve. Canna da pesca forte, mi vado a riprendere, dove stai? Slowpoke, Slowking e Curem, visto che c'ha Bibarel e sacco ferreo, potrebbe essere un'ulteriore chiusura. Potrebbe essere, intanto carte nascoste, Curem il soccorso della suina. Peccato perché non mi è uscito uno Slowpoke, però questo lo facciamo. Gli si fa questo KO, lui dopo con cosa mi attacca? Con niente, essenzialmente con proprio niente, quindi io ti faccio 400 danni, mi vado a prendere 2 premi, godo, sbrodo e vediamo. Vediamo, 1 e 2, Kirlia e Pepe, avevo 2 Kirlia nei premi, 2 Kirlia nei premi, questo è veramente pesante, Lui presumo esca di sacco ferreo, esatto, anche perché se mi esce con quei Pokémon lì non può fare la pistolina, si ritrova poi in svantaggio. Regi Elechi Vmax, attenzione, grosso bestione, ecco questo non me l'aspettavo, Ursaluna non me l'aspettavo, ci sta, anche perché ho giocato quel mazzo e Ursaluna ci sta bene. Pepe, generatore ed amuleto, vediamo se riesce a trovare energie, no, questo mi rende felicio. Amuleto su Ursaluna, energia su Ursaluna, alacre incisivi, ne pesca una e sicuramente non so se può fare sacco ferro ed attivo, non mi ricordo. Switch, infatti, non può fare sacco ferreo dall'attivo e quindi dobbiamo un attimo subirci questo premio. Ora lui, in teoria non può attaccare, uno switch l'ha giocato, per ritirare dopo non ha niente dietro per attaccare, io devo uscire con Garde perché è quello più grosso. Usciamo con Garde, anche perché sennò poi volendo fa comunque sacco ferreo. Mi esce Slowking, va bene. Facciamo Kirlia, vediamo se c'è rimasto ancora qualcosina da spremere.
Pepe Gardevoir, facciamoci Pepe con il contracchiappa che non posso usare. Me lo tengo. Barella, mi vado a prendere Slowpoke, ne ho uno solo. Ho giocato con un solo Slowpoke. Va bene. Però abbiamo retto e stiamo facendo abbastanza faville. Ho sbagliato a cliccare. Non posso annullare una volta che ho fatto la mossa. Incredibile. Va bene, va bene. Beh, passo il turno, signori. Passo il turno. Questo mi ha fregato. Ora lui non può attaccare. Non può attaccare. Lui fa 2,40 nel caso. Dovrebbe fare un doppio switch, ma non mi fa KO Garde. Regieleki non mi fa KO. Miraidon men che meno. Quindi se vuole può farsi al massimo un premio oppure passare. Capsula su Bivarel. Accademia di notte. Vediamo quale... cioè, vediamo, non possiamo sapere, ma è una carta che si va a mettere sopra. Energia elettro su Regieleki. E pesca con Bivarel. Passa il turno, signori. Signori e signorine. Qua direi che si è vinto. In teoria la vinciamo così. Slowking. O meglio, ancora non è detto che l'abbiamo vinta, perché dobbiamo trovare Onix, ma abbiamo la barella. Quindi Gardenio, ci diamo due energie. Una su Slowking, un'altra su Slowking. Questa su Garde, perché lo devo ritirare, se no qua non possiamo vincere e chiudere questa partita. Poi Garde, ritiriamo. Olè. Slowking, l'abilità di Garde, che puoi usarla tutte le volte che vuoi, è qualcosa di illegale. Cioè è veramente forte. Altre due, quindi anche qua arriviamo a fare 400 danni. Quindi Ursaluna può mettersi tutte le difese che vuole, ma non reggerebbe mai. Barella. Sbarelliamo questo Onix. E qua, signori, qua voglio vedere se troviamo un'altra energia da scartare. No. Volevo arrivare a 500 danni anche stavolta. Incimiamo Onix là davanti. Volendo potevo anche fare l'attacco di Kyurem, ma è più bello chiuderla facendo l'attacco di Onix. Vai, 400 danni su Ursaluna. Ci ha provato ma non c'è riuscito. E quindi, che dire, gli ultimi due premi di questa partita, ecco qua, sono una canna e una Ultra Ball. Perfetto. Signori, che dire, questo mazzo ci ha regalato delle gioie, perché abbiamo giocato contro mazzi forti, contro Charizard, contro Miraidon, ed è riuscito sempre a ribattere colpo su colpo. Parte piano, soffre un po', ma una volta che abbiamo scartato quelle 3-4 energie, riusciamo a fare sempre tanti danni. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti e mi raccomando, se siete arrivati fino a qui con la visione di questo video, commenta con Re Lento. Noi ci si vede alla prossima, mi raccomando iscriviti al canale, io vi mando un abbraccione, un salutone, che Godenzio sia con voi.